Presentiamo oggi l'ultima iniziativa di Saronno Giovani, ovvero un sondaggio online sulla nostra città. Questo sondaggio è molto semplice, anche abbastanza breve, senza troppi fronzoli. Questo per andare dritti al punto e scoprire davvero cosa i giovani, in generale i cittadini di Saronno, pensano della città. Si articola in poche domande per l'appunto, su come viene vissuta la città di Saronno di giorno, di notte, i piaceri della città di Saronno e le difficoltà che ci possono essere. Tutti i risultati di questo sondaggio verranno poi da noi elaborati e cercheremo di trovare una correlazione, cercheremo di elaborare appunto e trovare una conclusione a questo sondaggio. Oltretutto, chiediamo a chiunque voglia, oltre a rispondere, a lasciare anche un commento su Facebook o sul nostro sito internet www.saronnogiovani.it al fine di renderlo ancora più completo e permetterci di avere uno sguardo più d'insieme. Questo sondaggio serve soprattutto perché non vogliamo essere un gruppo chiuso fatto dei soli membri, ma vogliamo il più possibile allargarci, sapere l'opinione di tutti, vogliamo cercare di diventare un po' il megafono dei saronnesi, portare la voce di tutti a chi può e deve fare qualcosa per questa città. Bene, Alberto ci ha presentato una novità, ma Saronno Giovani continua nei propri progetti, progetti che ha sviluppato sin dal passato, sin dai primi giorni della propria esistenza, come il giornalino, che si è arricchito nell'ultimo tempo anche di interviste a persone, a esperti, a professori universitari. Merito anche alla simpatia e alla disponibilità di Antonio Rinaldi, un economista docente appunto nell'Università di Chieti Pescara, che ha deciso di incontrarci per parlare del problema dell'euro e dell'Italia all'interno del sistema euro. Il nostro giornalino naturalmente è pubblicato ogni mese, tranne nel mese estivo che è bimestrale, appunto per problemi anche organizzativi, ed è scaricabile direttamente dal nostro sito internet che, ripeto, è www.saronnogiovani.it. Riprendendo ciò che ha detto Alberto, proprio che ha spiegato il nostro sondaggio, volevo spiegare in sintesi retroscena di questo questionario che stiamo proponendo a tutti i giovani saronnesi e non. Innanzitutto noi volevamo proporlo come un sondaggio all'interno delle scuole, ma appunto nel circuito scolastico, ma abbiamo avuto dei problemi perché proprio organizzativi, non sapevamo bene cosa fare. E secondo, scegliendo proprio l'iter telematico, in questo modo è molto più dinamico e riusciamo a contattare in questo modo tutte le realtà cittadine, sia chi fa parte della categoria degli studenti, studenti, lavoratori, i pensionati, eccetera, perché vogliamo proprio interrogare tutti sulla nostra realtà cittadina. In questo momento di difficoltà che affrontiamo sia a livello savonnese ma anche a livello nazionale, regionale, eccetera, dobbiamo cercare di essere tutti più uniti e quindi dobbiamo identificare insieme i punti un po' ostici e di conseguenza dobbiamo trovare delle soluzioni insieme. E penso che un sondaggio non sponsorizzato da nessuna parte politica né altro sia un modo proprio per venire incontro alla nostra realtà. Per farlo non dobbiamo chiuderci quindi nelle nostre associazioni, non dobbiamo ghettizzarci dentro queste, ma anzi dobbiamo cercare di far arrivare a noi tutte le forze disponibili sul nostro territorio. Il numero di sondaggi completati ad oggi sono quasi 200, il sondaggio online da poche ore, quasi 24 ore, un giorno quindi, e questo segnala già che c'è un interesse da parte della popolazione proprio a rispondere a queste domande. Quindi Saronno Giovani è una realtà che continua ad essere presente sul nostro territorio col solito binomio di cultura e divertimento e volevo davvero ringraziare tutti quelli che hanno collaborato alla realizzazione di questo sondaggio. Come dico sempre, abbiamo un obiettivo, rendere questa città a misura dei giovani, ma per farlo dobbiamo essere davvero in tanti.